Buongiorno a tutti quanti ragazzi e bentornati nel mio canale. Allora, oggi le cose fastidiose sono tre. Il primo è il vento, che non posso farci niente. La seconda sono probabilmente le persone che passano, però vabbè, siamo nel mondo, quindi è normale che ci sia gente. E la terza sono i miei capelli, che tra un po' andranno davanti agli occhi, ma non è un problema. Bene, oggi parliamo di nootropi, quindi integratori per la performance cognitiva. Prima di iniziare ovviamente vi invito a iscrivervi al canale e mettere like se il video vi piace, ma presumo che non piacerà perché effettivamente il vento è fastidioso. Ad ogni modo oggi parliamo di nootropi che sono effettivamente queste sostanze che permettono un miglioramento della cognizione, un miglioramento dell'attenzione, un miglioramento anche dell'ossigenazione cerebrale, un miglioramento della sintesi di neurotrasmettitori, insomma tutte quante cose che sono connesse con la performance cognitiva. A dire la verità, i nootropi possono essere sia molecole che attivano, quindi in questo caso precursori di neurotrasmettitori come l'acetilcolina, possono essere degli integratori che hanno la possibilità di aumentare fattori di crescita, quindi possono essere l'NGF, il Neuronal Growth Factor o il BDNF, Brain Derived Growth Factor, ma possono anche essere dei precursori di neurotrasmettitori che servono, a dire la verità, per la tranquillità e la calma. Ad esempio precursori del GABA, o possono essere sempre degli integratori che hanno la possibilità di aumentare le onde alfa nel cervello, che sarebbero quelle onde che sono direttamente connesse con lo stato di relax, tranquillità meditativo, che comunque, proprio perché sono connesse a uno stato meditativo, hanno questa capacità di aumentare la cognizione. E infatti tanti colpi di genio non avvengono quando siamo concentrati, ma avvengono proprio quando abbiamo uno stato di relax nel cervello, quando molte volte riusciamo a utilizzare creatività in tutto. Bene, allora partiamo con questi prodotti qua. Un esempio è la teanina. La teanina è un integratore nootropo eccellente, che ha questa capacità di agire in diverse parti del cervello. Infatti la teanina agisce nello striato, che è la componente del cervello che media la gratificazione, agisce nella corteccia prefrontale, che è quella parte del cervello che serve per l'elaborazione delle informazioni, la programmazione, per la working memory, per l'empatia, per un sacco di cose. Può agire senza alcun problema nell'ippocampo, quindi di permettere anche la crescita di nuove spine dendritiche in questo caso, e anche di nuove terminazioni nervose, permettendo poi un maggiore collegamento in questa parte del cervello implicata nel ricordo, nelle informazioni. Quindi non è, mi raccomando, l'ippocampone dove la vostra memoria risiede, perché comunque risiede nella corteccia, nel lobo frontale lo stesso, ma è la parte che aiuta la memoria a essere salvata da qualche parte. E comunque l'ippocampo è anche sede delle emozioni, quindi è molto importante che l'ippocampo stia bene, perché se l'ippocampo non sta bene potremmo farci prendere troppo spesso dall'ansia. Ed è quello che poi succede alla fine nelle patologie neurodegenerative che colpiscono l'ippocampo. E poi ha una capacità di modulare anche l'ipotalamo, quindi questa parte del sistema nervoso che è direttamente connessa con la componente neurovegetativa e direttamente connessa con la nostra endocrinologia. La teanina com'è che agisce? Beh, sulla base della parte del cervello fa diverse cose. Ad esempio, quando parliamo di lobo frontale, quello che fa effettivamente la teanina è quello di permettere un aumento di GABA. L'aumento di GABA è molto importante in questa parte qua perché, come abbiamo detto precedentemente, noi riusciamo a sì salvare delle informazioni e imparare, ma impariamo le cose che effettivamente ci servono e lasciamo stare le informazioni poco rilevanti. Ed è quello che succede durante la seconda fase di sonno, perché infatti durante la seconda fase di sonno, questa seconda fase è caratterizzata da dei treni di onde alfa, e queste onde alfa a che cosa servono quando li vedete sull'elettroencefalogramma, quando magari siete nella seconda fase? Servono a evitare, cancellare il consolidamento di informazioni poco rilevanti. E solitamente è quello che succede quando siamo agitati e vogliamo apprendere qualcosa, che apprendiamo tutto, apprendiamo troppo, aumenta l'ansia, aumenta il cortisolo e automaticamente la corteccia prefrontale non ce la fa più a ricordare perché è troppo occupata a stressarsi per cercare di capire che cosa ricordare. Quindi il fatto di avere qui il GABA, che poi permette un aumento di onde alfa, è fondamentale per il consolidamento delle informazioni. Dov'è che poi agisce la teanina? La teanina può agire tranquillamente anche nell'ippocampo, e qui agisce stabilizzando un pochettino tutto, quindi aumenta il BDNF, aumenta quindi i fattori di crescita che permettono dopo un aumento sia delle spine dendritiche che dei terminali assonali, quindi più collegamento, mi aumenta i livelli di serotonina, che ha questa capacità anche di stimolare in qualche modo l'acetilcolina, quindi più attenzione, più cognizione anche qui, ha questa capacità di modulare l'NMDA, i canali dell'NMT, l'aspartato, che fanno entrare calcio nella cellula, e quando sono troppo attivati
possono portare a apoptosi, neurodegenerazione, stress ossidativo, che poi ovviamente automaticamente è connesso all'apoptosi, quindi alla morte programmata. E questa è una cosa che non ci piace quando l'NMDA è troppo attivo. Non quando è attivo, perché quando i canali dell'NMT-L-aspartato sono attivi va benissimo, perché abbiamo un consolidamento di informazioni, apprendiamo, però non deve essere troppo attivo. E infatti quello che succede nella maggior parte delle patologie neurodegenerative, ma anche in questo caso nei disturbi dello spettro autistico, come poi anche nella schizofrenia, è che c'è questo rapporto alterato tra NMDA e GABA. Quindi il glutammato è più alto rispetto al GABA, quindi l'effetto eccitatorio è più alto rispetto a quello inibitorio e quindi di onde alfa, e si ha questa neurodegenerazione data dall'iperattività. E questo è anche uno dei motivi per cui è stato scoperto che effettivamente stare troppo attivi, pensare troppo, ok, stare troppo anche sui libri o avere sempre la testa da qualche altra parte per arrivare a un fine, fa male. Dobbiamo anche rilassarci. Quindi quello che fa la tianina, anche specialmente nell'ippocampo, oltre a permettere la crescita, evita questo eccesso di NMDA. La tianina, oltre che agire nelle parti appena dette, può anche agire nell'ipotalamo e può anche agire nello striato. In particolar modo nello striato ha questa capacità di aumentare i livelli di dopamina, che come sappiamo lo striato serve proprio per questo, modula la gratificazione, poi attraverso questa gratificazione ha la capacità di farci agire, perché noi agiamo per un fine sempre, e lo striato è molto importante. Perché se non c'è lo stimolo gratificatorio nel far qualcosa, quindi se noi facciamo una cosa per un fine solamente, cioè, quando agiamo vogliamo avere dei risultati, ok? Quindi studiamo per avere un bel voto e questo ci gratifica. Cerchiamo il cibo perché ci gratifica anche solamente l'idea di poi andare a mangiare. Facciamo sesso perché ci piace effettivamente, no? E tutto quanto, lo sport dopo ci fa liberare endorfine, è gratificatorio. Quindi tutte quante le cose che facciamo e che fanno bene, fatalità, la biologia ha deciso di connetterle con un centro di gratificazione. E questo è nello striato. Nello striato c'è un centro di gratificazione, infatti qua abbiamo che cosa? Il tegmento ventrale, che è una parte del cervello che produce dopamina, e questa dopamina si lega a un nucleo chiamato nucleo accumbens, che è un nucleo che va a mediare queste risposte edoniche e poi permette la gratificazione. Fantastico! La tianina fa questo, aumenta i livelli di dopamina, aumenta i livelli di serotonina e anche qui modula il glutammato e aumenta l'acetilcolina. Quindi abbiamo parlato di un prodotto estremamente utile e importante, la tianina. 200 mg di tianina al giorno vi cambia e vi svolta, specialmente se siete grandi bevitori di caffè. E parliamo di caffeina, infatti, perché abbiamo parlato di tianina, è giusto, penso, parlare anche di caffeina, visto che dobbiamo parlare di nootropi, no? Allora, la caffeina è una sostanza speciale da questo punto di vista, perché effettivamente, attraverso la sua capacità di competere con i recettori dell'adenosina, entrambi, ADORA 1 e ADORA 2, A1 e A2, allora sarebbe il gene che poi trascrive per l'adenosina, per i recettori dell'adenosina, ha questa capacità di bloccare a livello centrale l'inibizione sul rilascio di dopamina, noradrenalina, istamina e orexina. Quindi tutte quante queste cose perché effettivamente l'adenosina è un inibitore globale di questi neurotrasmettitori attivatori e eccitatori. Quindi è stato visto proprio che i neuroni dopaminergici e noradrenergici, cioè quelli che rilasciano dopamina e noradrenalina, fanno sempre sinapsi con quelli adenosinergici o dell'adenosina. L'adenosina, una volta legata, che cosa attiva? Queste proteine G inibitorie, e quindi noi non rilasciamo più dopamina. Il fatto di bloccare questi recettori dell'adenosina posti su questi neuroni qua, dopaminergici e noradrenergici, mi permette un rilascio e permette poi un'aumentata gratificazione. Qual è il problema della caffeina? Il problema della caffeina è che noi, quando la prendiamo, stiamo utilizzando la nostra dopamina, stiamo utilizzando la nostra noradrenalina. Non è quindi lo stesso effetto della tianina, che ha questa capacità anche di modulare e permettere un aumento di onde alfa, che ci dà questo stato anche di relax, di focus particolare, speciale, senza un'iperattivazione ma una moderata attivazione. No, la caffeina proprio pac, aumenta la dopamina, aumenta la noradrenalina e poi aumenta anche il rilascio di adrenalina dai surreni. E qual è il problema? Il problema è che le persone che ricercano continuamente caffè, visto che comunque la caffeina crea un pochino di dipendenza, anche perché se poi voi smettete di prendere caffeina ve ne accorgete, succede che quando loro prendono continuamente il caffè e non prendono degli integratori che possono aiutarli nel rigenerare quello che hanno prodotto, quindi i neurotrasmettitori prodotti, le richieste fisiologiche date dal fatto che si è consumato caffeina, sono e vanno in burnout. Quindi cosa può succedere? Può succedere che voi pensate di star bene se bevete il caffè e pensate che non ci sia nessun problema. Il problema è che quando voi staccate il caffè, la vostra adrenalina, il vostro cortisolo e la vostra dopamina
non ci sono più, o comunque ce ne sono pochissime. Ed è questo uno dei motivi per cui adattarsi a bere il caffè quando serve e cercare di capire quanto e come berlo è una cosa ottimale per quanto riguarda il vostro benessere, la vostra salute. A dire la verità, una cosa che si può fare che non va mai male è prendere la caffeina pre-workout. Si può prendere dai 100 mg fino ai 400 mg, dipende dai metabolizzatori. Sta di fatto che comunque un caffè, un paio di caffè pre-workout difficilmente creano questa gran dipendenza, perché comunque state prendendo il caffè per un fine. E poi specialmente le persone che si allenano integrano complessi vitamici B, tirosina, vitamina C, magnesio, che sono tutti quanti cofattori indispensabili nel sintetizzare quei neurotrasmettitori che voi comunque sia utilizzate e sprecate. Sprecate, utilizzate per un fine quando bevete caffè. E quindi passiamo anche a che cosa prendere in questo caso quando si consuma molta caffeina. Quindi noi prendiamo caffeina, abbiamo detto che dopamina, noradrenalina, adrenalina vengono consumate, cioè i nostri neuroni le rilasciano, dopamina e noradrenalina, e i nostri surrenne rilasciano adrenalina, che è molto importante per il focus, la concentrazione e la gratificazione. Però che cos'è che dobbiamo prendere effettivamente per rigenerare questi qua? Perché la caffeina non ci dà queste sostanze, la caffeina ci spinge a utilizzarle, a rilasciarle, non a crearle. Bene, molto semplice, basta vedere un attimino qual è il metabolismo di queste catecolamine. Da dove partiamo? Partiamo dalla tirosina. La tirosina è l'aminoacido base, ne troviamo molta nei cibi d'origine animale, e questo è uno dei motivi per cui quando si mangia carne, uova, pesce, siamo molto più attivi rispetto a chi non mangia questi cibi qua, perché effettivamente la tirosina c'è e ce n'è anche abbastanza. La tirosina che cosa viene? Viene idrossilata, diventa L-DOPA, e questa L-DOPA viene decarbossilata e diventa dopamina. Poi la dopamina, anche qui processo di idrossilazione, e dopo metilazione, e dopo alla fine avviene che diventa noradrenalina o adrenalina. Quindi la tirosina è sicuramente un fattore indispensabile per la creazione, tanto che la tirosina viene sempre data alle persone che fanno lavori notturni, quindi dove devono stare svegli la notte. 2 grammi di tirosina pre-turno notturno ha una forte capacità di mantenervi attivi e focalizzati. È un integratore fantastico, tanto che è stata fatta l'N-acetiltirosina, che è questo gruppo acetile che fa in modo di penetrare meglio nella barriera ematoencefalica e che può utilizzare questo acetile anche per entrare nel ciclo di Krebs e per dare direttamente energia alle cellule cerebrali. Quindi anche tirosina va benissimo, N-acetiltirosina pure, N-acetiltirosina ne basta molto meno, si può fare dai 300 mg in su, sulla base delle esigenze. Ma che cos'altro serve in questo caso quando parliamo di consumo di caffè? Beh, oltre ovviamente alla tirosina eccetera, dobbiamo anche dare degli altri cofattori come la vitamina B6, come lo zinco, come il magnesio, come la vitamina C, ma non saranno mai tanto importanti quanto la tirosina, perché la tirosina è davvero un nootropo. Quindi da questo punto di vista qua stiamo parlando di un aminoacido precursore dei neurotrasmettitori. Di cos'altro possiamo parlare, visto che comunque stiamo parlando di precursori e neurotrasmettitori? Abbiamo anche l'acetilcolina, che è un neurotrasmettitore importantissimo. Pensate che senza acetilcolina non ci sarebbe contrazione muscolare. Infatti questo neurotrasmettitore viene rilasciato nel vallo sinaptico dal motoneurone per dopo legarsi ai recettori muscolari, che poi permettono dopo il rilascio di calcio e dopo ovviamente la contrazione della macchina contrattile muscolare. Bene. Qual è il precursore dell'acetilcolina? Anzi, più che altro, l'acetilcolina serve solamente per la contrazione muscolare? Assolutamente no. L'acetilcolina è un neurotrasmettitore fenomenale che serve per la concentrazione, per la veglia e per il focus. È uno dei neurotrasmettitori che viene rilasciato da questi farmaci chiamati racetam, che ad esempio il piracetam, l'oxiracetam, eccetera, rilasciano acetilcolina, in particolar modo il piracetam. E uno dei consigli quando si prende piracetam, che vi ricordo che è un farmaco, è quello di integrare Alfa GPC. Perché? Perché il piracetam fa un pochino come la caffeina per la dopamina e noradrenalina, fa rilasciare acetilcolina. Ma noi la vogliamo produrre, quindi va benissimo rilasciarla e aumenta la concentrazione, però poi finisce. E come si fa? Si integrano delle cose. Si integrano dei precursori. E qua entriamo nel tema dell'alfa GPC. L'alfa GPC viene tra l'altro anche utilizzato per il mal di testa causato dai questi racetam, da questo piracetam, perché effettivamente meno acetilcolina vi può portare mal di testa. L'alfa GPC o alfa glicerofosforilcolina è il precursore dell'acetilcolina, che effettivamente ha l'acetile più la colina, ed è praticamente una forma di colina altamente biodisponibile che dopo necessita di pochi passaggi
per diventare acetilcolina. L'acetilcolina è questo neurotrasmettitore che necessita di una buona funzione mitocondriale per essere sintetizzato, perché effettivamente è sintetizzato al mitocondrio e ci vuole l'acetil-CoA. Quindi vuol dire che in qualche modo il ciclo di Krebs deve funzionare. Il ciclo di Krebs viene fatto nel mitocondrio e quindi in persone che hanno patologie neurodegenerative, che quindi hanno un mitocondrio che ovviamente non funziona e nemmeno la piruvicoidroidrogenasi funziona, quindi non si può produrre acetil-CoA se questa non funziona, e sono cose tutte quante correlate a fattori infiammatori, cerebrali, a ischemie e cose di questo tipo, quindi meno anche vascolarizzazione, abbiamo che possiamo dare l'alfa-GPC, quindi un integratore utile in questo caso, in caso di queste particolari patologie. Ma l'alfa-GPC è utilizzato per l'acetilcolina anche per avere maggiore concentrazione nell'allenamento e anche per avere una maggiore contrazione, perché ovviamente la colina si consuma ogni volta che ci alleniamo. Cibi ricchi di colina sono proprio la carne, pesce e uova, ed è un altro dei motivi per cui mangiare carne e cibi di origine animale aumenta la forza, quindi è normale. La colina ci serve tantissimo, è un cofattore indispensabile da questo punto di vista. Se dovete prendere alfa-GPC sono 300 mg, se dovete prendere l'acetilcolina è un pochino di più, sono 500 mg. La fosfatidilcolina è un fosfolipide e quando viene metabolizzato vengono metabolizzate le code, e le code che ha sono acidi grassi. E guardate un po', il fatto di avere degli acidi grassi insaturi nelle code della fosfatidilcolina è un qualcosa di molto utile. Ed è qui che entrano in gioco gli omega 3. Gli omega 3 entrano in gioco perché effettivamente l'EPA e il DHA li potete trovare nelle code della fosfatidilcolina, e noi vogliamo proprio quelli, sia perché effettivamente sono acidi grassi insaturi e dunque il fatto di averceli mi permette una fluidità maggiore della membrana neuronale e quindi permette anche una migliore comunicazione tra i neuroni, quindi un migliore rilascio di neurotrasmettitori e una migliore performance ovviamente, ma anche una migliore sensibilità insulinica, perché se abbiamo una bassa densità e una buona fluidità in questo caso della membrana plasmatica, anche l'insulina si lega meglio al recettore. Ed è qui che entrano in gioco gli omega 3 effettivamente come nootropi, ma possiamo dire più che altro stabilizzatori di membrana, sostanze che fanno davvero bene, bene alla salute del vostro neurone. Poi vabbè, ci sono anche le altre cose che possono fare l'EPA e DHA, che sono quelli di regolatori epigenetici per quanto riguarda la sintesi di serotonina e la ricaptazione della stessa, e anche per quanto riguarda i recettori, sì. È la stessa cosa anche per quanto riguarda la pregolazione della tirosina idrossilasi, quindi per la sintesi di dopamina. Ma non è questo che ci interessa adesso. Parliamo di fluidità di membrana, quindi rilasciare in modo migliore tutti quanti i neurotrasmettitori. Ebbene sì, la fosfatidilcolina può avere come due code l'EPA e il DHA. E quindi che cosa c'è di meglio di un qualcosa che effettivamente mi migliora, oltre alla permeabilità di membrana, scusate, la fluidità di membrana, mi migliora anche tutto quanto il sistema infiammatorio. Perché effettivamente quando noi vogliamo staccare delle code dai fosfolipidi, lo facciamo perché sono mediatori dell'infiammazione. E se io ho una forte infiammazione, visto che stiamo parlando di cervello, nel cervello, per qualunque tipo di motivo, il fatto di poter staccare, attingere al DHA e l'EPA piuttosto che all'acido arachidonico è un qualcosa di fantastico e fenomenale, perché io posso automaticamente produrre delle prostaglandine non proinfiammatorie ma antinfiammatorie, come la PGE1 quando si parla di DHA o la PGE3 quando si parla di EPA o viceversa, e poi produrre queste protettine, maresine e resolvine, che poi mi permettono automaticamente l'amiglioramento dell'infiammazione e comunque la limitazione del danno. Ma parliamo un attimino della componente vascolare, perché infatti il piracetam agisce precisamente aumentando la vascolarizzazione cerebrale. E questo è un qualcosa di molto buono, perché effettivamente noi vogliamo ossigeno, vogliamo che il neurone funzioni bene. Infatti uno dei problemi, anche per quanto riguarda le patologie neurodegenerative, mal di testa, quindi fino alle cose più gravi e alle cose meno gravi come l'emicrania, sono delle alterazioni vascolari. Ed è per questo che si utilizza il ginkgo biloba. Ginkgo biloba, che ha questa capacità di mettere a posto il sistema vascolare cerebrale attraverso questo antagonismo con il calcitonin related gen peptide, e quindi riuscire a modulare sia attraverso questo che attraverso, in questo caso, i recettori della serotonina, la componente vascolare cerebrale, per migliorare un pochino tutto. Non sono a conoscenza di altri effetti del ginkgo biloba sul cervello, so che è un ottimo modulatore della vasodilatazione, quindi ottimo modulatore da un punto di vista vascolare, e so che comunque può servire, può essere utilizzato come integratore nootropo. Ora prendiamo l'ultima categoria di integratori nootropi. Adesso volevo un attimino parlare di tonici adattogeni, che possono essere la ashwagandha, possono essere il cordyceps, può essere la rhodiola rosa, può essere la bacopa monneri, può essere tantissimi davvero, però noi in questo caso parleremo di un fungo che si chiama Erythrina.
Rinacium. Questo fungo è un qualcosa di davvero fenomenale perché contiene rinacina e rinacione che hanno questa capacità di penetrare la barriera ematoencefalica. La soluzione con cui viene estratto deve essere alcolica per permettere a questi composti di essere presenti, e quello che fa dopo aver penetrato la barriera ematoencefalica è di stimolare la sintesi di NGF, Neuronal Growth Factor. Neuronal Growth Factor, che è questo fattore di crescita neuronale scoperto da Rita Levi-Montalcini, che ha questa capacità effettivamente di aumentare le spine dendritiche, aumentare le connessioni sinaptiche dei neuroni, e poi ovviamente aumenterà anche la sintesi di neurotrasmettitori, permettendo così un miglior collegamento, una maggiore efficienza di comunicazione. Questo fungo, tra l'altro, ha anche una capacità antiossidante non da poco, può essere dato a partire da 500 mg fino a 2 grammi, ed è davvero fantastico perché oltre ad avere questo effetto sul trofismo neuronale, ha anche un'azione da tonico adattogeno, come proprio fanno la ashwagandha, la rhodiola e tutto, che consiglio tra l'altro di integrare quando si parla di funghi, quindi magari un fungo e una pianta. Che vantaggio è che vi dà utilizzare assieme al Ritual Rinacium un tonico adattogeno come la rhodiola e la ashwagandha? Beh, semplicemente perché queste sostanze qua permettono l'aumento di una molecola conosciuta come HSP70, Head Shock Protein, che sono proteine che sono pregolate quando c'è bisogno di mettere a posto altre proteine che potrebbero essersi mal ripiegate. Bene, questa HSP che cosa fa? Inibisce un qualcosa che viene conosciuto come GNK, una chinasi, che quello che fa effettivamente è quello di downregolare i recettori del cortisolo ipotalamici. Se lo so è un casino, un po' difficile, ma quello che dovete sapere è che effettivamente quello che vi fa fare, quello che vi fanno fare questi tonici adattogeni è gestire lo stress dal punto di vista centrale, ovvero voi riuscite a percepire quanto stress avete prodotto e riuscite poi a dare un feedback negativo a tutto, ovvero siete stressati da impazzire, non ve ne accorgete, perché quando siamo stressati non ce ne accorgiamo, il nostro cervello non riesce a captare quanto cortisolo c'è. Bene, attraverso queste sostanze voi riuscite a capire quanto cortisolo c'è in circolo e attivare una risposta di contrattacco che vi blocca la produzione ipotalamica di CRH, poi ipofisaria di ACTH e dopo ovviamente la produzione di cortisolo. Quindi avete un feedback negativo più efficiente che funziona. Poi, ok, stiamo parlando di nootropi e non possiamo dimenticarci dell'integrazione più importante di tutte, ovvero la meditazione. Integrare con la meditazione è il deal migliore che potete fare nella vostra vita. Perché questo? Perché quando voi volete essere più performanti in qualunque cosa, che sia un compito in classe, che sia un colloquio di lavoro, che sia un progetto che state facendo, che sia il fatto che siete svegli la notte e dovete finire quella determinata cosa, che sia una partita di poker, che sia una corsa in macchina perché siete dei campioni di Formula 1 o cose di questo tipo, è molto importante che la vostra gestione dello stress sia ottimale ed è molto importante che il vostro cervello limbico non si iperattivi per il cazzo. Quello che voi volete la corteccia prefrontale bella attiva, in modo tale che riesca a captare le cose migliori in assoluto, che è un pochino quello che vi serve quando prendete la tianina, quindi stabilizzare, inibire un pochettino in modo tale da non avere questa ipercaptazione che dopo porta a neurotossicità data da glutammato in eccesso. La meditazione che cos'è che porta? Porta una stabilizzazione dell'amigdala in modo tale che il cervello limbico non è iperattivo, che il cervello limbico non appregola i recettori per il cortisolo, che il cervello limbico non vi dà la possibilità di inibire la corteccia prefrontale, ma viceversa, è la corteccia prefrontale che, essendo in uno stato zen, vi dà questa capacità di inibire gli stimoli provenienti dal vostro inconscio, gli stimoli provenienti da dentro, i traumi passati, gli stress ormai superati. Quindi è molto importante meditare, prendervi dei momenti durante la giornata dove chiudete gli occhi, vi concentrate su voi stessi, applicate il biofeedback, respirate, mano sulla pancia. Non serve tanto, bastano anche 5 minuti dove ogni respiro dura 10 secondi e va benissimo così, quindi dove inspirate per 5 secondi, espirate per 5 secondi. Bastano 6 respiri profondi al minuto per 5 minuti al giorno e già questo vi dà una forte capacità di stabilizzare tutta quanta l'architettura cerebrale, e in un modo fantastico, non costa niente, ci vuole pochissimo tempo, ok? Non dovete ingerire nessuna pillola e vi aiuta tantissimo nella vita di tutti i giorni. Innanzitutto vi percepite, capite chi siete, capite che i problemi nel 90% dei casi sono nella vostra mente, sono nei vostri pensieri e il pensiero non è la realtà. Quindi fermarci un attimino, applicare questo biofeedback, e poi potete farlo attraverso la respirazione, potete farlo attraverso il journaling, quindi scrivere, potete farlo cantando, dipende da voi.
la meditazione è qualcosa di strettamente vostro, però quello che voi dovete fare è permettere a queste onde alfa di stare, abitare, di dimorare, fare dimora nel vostro cervello. E questo ne va del vostro equilibrio, ne va dell'abbassamento del cortisolo, ne va dell'equilibrio della vostra neurotrasmissione, del migliore rilascio di dopamina, dell'aumento nella produzione di DEA, che ne parleremo su un prossimo video, che il DEA è un neuroormone importantissimo. Insomma, tutte quante cose che vi fanno stare davvero meglio. Bene, e con questo è tutto, ragazzi miei. Grazie mille dell'ascolto. Namaste e ciao.